Epistola di Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo primo. Paolo Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi rendiamo grazie a Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo nelle continue preghiere che facciamo per voi, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo che è pervenuto sino a voi, come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo, nel modo che fa pure tra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quel che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedel ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in un modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi, e rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Egli ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano podestà. Tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli che è il principio e il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso, per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora Iddio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Or, io mi rallegro delle mie sofferenze per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a pro del corpo di Lui che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui, ai quali Iddio ha voluto far conoscere qual sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, il quale noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine io m'affatico combattendo secondo l'energia sua che opera in me con potenza. Colossesi, capitolo secondo. Poiché desidero che sappiate qual arduo combattimento io sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduto la mia faccia, affinché
siano conformati nei loro cuori, essendo stretti insieme dall'amore, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza, per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questo io dico, affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché, sebbene sia assente di persona, pure son con voi in spirito, rallegrandomi e mirando il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate unite a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come v'è stato insegnato, e abbondando in azione di grazie. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato ed ogni podestà. In Lui voi siete anche stati circoncisi d'una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con Lui mediante la fede della potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti. E voi, che eravate morti nei falli nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonato tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quell'atto l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le podestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste o a noviluni o a sabati, che sono ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno a suo talento vi defraudi del vostro premio per via d'umiltà o di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfiato di vanità nella sua mente carnale e non attenendosi al capo, del quale tutto il corpo, ben fornito e congiunto assieme per via delle giunture e delle articolazioni, prende l'accrescimento che viene da Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non mangiare, cose tutte destinate a perire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, reputazione di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. Colossesi, capitolo terzo. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, alla quale idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio coi suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco e giudeo,
circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza e di longaminità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi d'un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose, vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate soggetti ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro a loro. Figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non irritate i vostri figliuoli affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore, poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, e non ci sono riguardi personali. Colossesi, capitolo 4. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, onde possiamo annunziare il mistero di Cristo, a cagione del quale io mi trovo anche in prigione, e che io lo faccia conoscere parlandone come debbo. Conducetevi con saviezza verso quelli di fuori, approfittando delle opportunità. Il vostro parlare sia sempre con grazia condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Tutte le cose mie ve le farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele Signore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto per questo, affinché sappiate lo stato nostro, ed egli consoli i vostri cuori, e con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutte le cose di qua. Vi salutano Aristarco, il mio compagno di prigione, e Marco, il cugino di Barnaba, intorno al quale avete ricevuto degli ordini. Se viene da voi, accoglietelo. E Gesù, detto giusto, i quali sono della circoncisione, e fra questi sono i soli miei collaboratori per il regno di Dio, che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri e servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere affinché, perfetti e pienamente accertati, stiate fermi in tutta la volontà di Dio. Poiché io gli rendo questa testimonianza, che gli si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Gerapoli. Luca, il medico di letto, e Dema vi salutano. Salutate i fratelli che sono in Laodicea, e Ninfa, e la chiesa che è in casa sua, e quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella che vi sarà mandata da Laodicea. E dite ad Arcippo, bada al ministero che ha ricevuto dal Signore per adempirlo. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi.